È bello ascoltare la preghiera di Gesù, come Gesù pregava, quello che aveva nel suo cuore, quello che desiderava, quello che cercava nel rapporto con il Padre e soprattutto per i suoi discepoli. Ecco, cosa chiediamo a noi, a Dio, nella preghiera? Che desideri esprimiamo con le nostre parole? Forse rispecchiarci nella preghiera di Gesù ci aiuta proprio anche a purificare le nostre parole, a chiedere ciò che Lui stesso chiedeva per sé e per noi. Questa preghiera Gesù non chiede di toglierci le fatiche, di toglierci i dolori, le preoccupazioni, ma di stare uniti al Padre, di stare uniti a Lui anche nelle persecuzioni, anche nelle fatiche. E ci dà il segreto per poter stare uniti a Lui. Primo, saperci amati dal Padre, sapere che il Padre ci custodisce sempre, non ci abbandona mai. E poi ci dà la pienezza della gioia che abiti in noi, che è il dono dello Spirito Santo. Questo grande regalo, questo grande dono, perché questa gioia non la cerchiamo fuori di noi nelle tante cose, ma perché questa gioia già ci abita in noi, nell'esperienza stessa di sentirci amati, dell'amore di Dio, che è lo Spirito Santo. E ci dà anche lo strumento per poter rimanere uniti a Lui, che è la sua parola. La sua parola che è la verità, ci dice Gesù, consacrali nella verità. Ci dà lo strumento che è la sua parola, per poter sempre restare uniti a Lui e fare verità. Verità di Dio, conoscerlo, saperci amati da Lui, e verità in noi stessi, chi siamo noi, le nostre fatiche, le nostre preoccupazioni. Ecco, allora oggi Gesù ci insegna a verificare la nostra preghiera, ma soprattutto a chiedere quel principio interiore, lo Spirito Santo, che ci fa chiedere cose belle per noi, per il mondo e per la nostra vita.